Grazie dell'invito e anche grazie in anticipo dell'accoglienza che avrete anche voi, spero benevola perché in genere, come dice un mio amico collega, le lodi sono sempre eccessive, però a volte fanno anche piacere, quindi insomma le accogliamo. E vorrei subito dire in premessa che la mia intenzione è semplicemente di condividere con voi alcuni pensieri che nascono un po' dall'esperienza pastorale, anche dalla riflessione dello studio, ma sempre una riflessione ancorata, per quanto possibile, al vissuto di cui parliamo. E da questo punto di vista, allora, mi sembra importante, metodologicamente, innanzitutto, così, una spiegazione, è necessaria una spiegazione dei termini che usiamo. È stato ricordato il titolo del mio intervento, Il dono creato. Desiderio e gratuità nella relazione uomo-donna. E ho pensato che è opportuno in qualche modo sempre tradurre in categorie a noi un po' più comprensibili, più vicine anche culturalmente, ma soprattutto a livello dell'esperienza spirituale che viviamo, quelle che sono le grandi categorie della teologia. Cosa vuol dire dono creato? Il dono della grazia del sacramento come dono creato. E ho pensato appunto di proporre questa declinazione, desiderio e gratuità nella relazione tra uomo e donna. Dono creato rinvia a una terminologia molto antica, una terminologia che nasce nella teologia scolastica, quindi nella teologia delle università medievali, che distingueva tra una grazia increata e una grazia creata. Grazia increata si riferiva semplicemente allo stesso amore di Dio e quindi è increato perché è Dio, Dio nessuno lo crea. Grazia creata, ecco, non è altro, ma si riferiva a tutto ciò che accade nell'uomo quando fa l'esperienza della presenza di Dio, dell'amore di Dio. Quindi potremmo dire, per grazia creata, il dono creato si intendono gli effetti di questa presenza di Dio nell'esistenza di una persona che ha sperimentato il suo amore, la sua misericordia, il suo perdono. I teologi direbbero nell'uomo giustificato, cioè nell'uomo appunto che ha accolto nella sua vita l'azione salvifica di Dio in Gesù Cristo. Ecco, di questo cerchiamo di parlare, quindi di ciò che accade nell'uomo quando apre la sua esistenza all'azione salvifica di Dio e in Gesù. Con dono creato dunque si intende, io perlomeno qui intendo semplicemente la realtà umana in quanto creaturale, ma non solo questo, intendo questa realtà umana in quanto segnata dalla presenza di Dio, diremo la grazia, così come si rivela in Gesù Cristo. Dunque non si cercano scorciatoie, e così deve sempre considerare la nostra realtà così com'è. Una realtà che è segnata dal peccato, ma anche appunto dalla grazia. Dunque, una realtà che in sé non è neutrale, presenta sempre un aspetto di ambiguità, ma che è aperta a questa azione salvifica di Dio. E questa prospettiva mi serve proprio per illuminare anche gli altri due termini che caratterizzano la relazione tra donna e uomo, e quindi il desiderio e la gratuità. Il desiderio, ecco, mi pare che appartenga all'ordine della natura umana. C'è bisogno, diciamo, di studiare molti testi, perché non è un problema di libri, ma è un fatto che emerge dalla nostra esperienza. Da credenti, diciamo, appunto, che è un dato creaturale, perché appartiene ad ogni essere umano, ma ogni essere umano è una creatura di Dio. Qui alludo pure al fatto che la persona umana è creata a immagine e somiglianza di Dio. Allora, come struttura naturale, il desiderio è sottoposto, come tutte le realtà umane, alle dinamiche psicologiche, anche sociali, che distinguono gli esseri umani. Si può e si deve parlare dunque di dinamiche del desiderio umano. La persona, tuttavia, non è soltanto una struttura psicologica,
biologica, una struttura sociale, come ben sappiamo. La sua realtà trascende il pure e semplice biologico sociale, anche se questo livello non si può saltare, questo mi sembra abbastanza ovvio. Quindi non possiamo anche qui cercare scorciatoie, no? Dobbiamo fare la fatica di entrare dentro quella che è la nostra realtà, così come la sperimentiamo. Ma c'è un andare oltre che caratterizza la persona umana rispetto alle altre creature. Questo andare oltre non è soltanto tipico di noi credenti, è qualcosa che troviamo nell'esperienza umana in quanto tale, che è espressa, non so, per esempio nella letteratura, nell'arte. Penso a un mio conterraneo, che sicuramente non si può qualificare come né teologo né credente, ma che ha espresso però nella sua narrativa, nella sua letteratura, penso a Elio Vittorini, questo continuo desiderio di cercare un di più nella vita, che poi magari non si riesce ad esprimere che cosa sia, ma comunque si prende atto che c'è una ricerca di un di più, perché la vita così come si vive magari non soddisfa. Quindi c'è questo bisogno di andare oltre. Ed è quello che io mi permetto di chiamare il gratuito, ecco l'altro termine della riflessione. E potrei portare molti esempi di azioni gratuite, di esperienze che mostrano questa dimensione dell'umano. A cominciare da un signore che conosco della mia città, che tutte le mattine a quasi 80 anni percorre diversi chilometri per andare al cimitero per portare un fiore sulla tomba di sua moglie. È un'azione gratuita, perché a cosa serve, si potrebbe dire, in una logica utilitaristica. Oppure dire quotidianamente al proprio coniuge ti amo. Uno potrebbe dire, lo so che mi ami, insomma, lo ripete tutti i giorni, ma se non lo dicesse potremmo dire, ma perché non me lo dici? Ecco, ci sono delle azioni che sono appunto gratuite, qualcuno le chiama lussuose, cioè nel senso che utilitaristicamente, secondo una certa logica, sarebbero inutili, ma c'è una necessità dell'inutile che comprendiamo bene. In fondo queste esperienze aprono la comprensione del gratuito, nel senso proprio anche teologico del termine, cioè a dire di quell'esperienza del dono di Dio a noi, che avviene in un modo incondizionato e paradossale, che si rivela in Gesù. L'incondizionatezza e la paradossalità sono proprio caratteristiche dell'amore di Dio, così come in Gesù si rivela. E poi l'altro termine è la relazione tra donna e uomo. Ed è proprio all'interno di questa relazione che si gioca tutta la dinamica del desiderio-bisogno e della gratuità-donazione. L'obiettivo del matrimonio sacramentale è liberare la relazione amorosa naturale dai condizionamenti della necessità biologica, dall'individualismo, direi, no? Non si tratta di rendere allora morale un rapporto che altrimenti non lo sarebbe, quindi di dare un giudizio negativo sulla realtà umana naturale, ma questa relazione diventa possibilità di relazione personale con il corpo universale della Chiesa, appunto attraverso i sacramenti. E concludo citando un altro testo di Lewis, che voi trovate nei fogli che avete in carpetta. Amare è in ogni caso essere vulnerabili. Ama qualcosa e il tuo cuore certamente sarà diviso e rotto. Se vuoi essere sicuro di mantenerlo intatto, non darlo a nessuno, neppure a un animale. Avvolgilo attentamente in hobbies e in piccoli lussi. Evita ogni coinvolgimento amoroso. Chiudilo al sicuro nell'urna o nella bara del tuo egoismo. Ma nell'urna, sicuro, oscura, immobile, senza aria, cambierà, non si romperà, diventerà infrangibile, impenetrabile, irrimediabile. L'alternativa alla tragedia, o almeno al rischio della tragedia, è la condanna. L'unico luogo, a parte il cielo, dove può perfettamente essere salvo da tutti i pericoli, parla del cuore, no? E perturbazioni dell'amore, è l'inferno. Che poi è la realtà della solitudine umana, che il libro della Genesi descrive come il fallimento del progetto, no? Della creazione. Non è bene che l'uomo sia solo. Superare la divisione del cuore è frutto della grazia.
dell'azione di Dio nella nostra vita. E qui non si tratta, e lo dico con le parole di Sant'Ambrogio, di rinnegare i legittimi diritti della natura, ma dobbiamo però sempre dare la preferenza ai doni della grazia. Questo invito del Vescovo Ambrogio significa superare la frattura tra creazione e alleanza. Il sacramento dell'amore, appunto, chiede agli sposi di essere testimoni dell'amore di Dio nella Chiesa, e cioè di vivere con cuore indiviso la reciproca donazione che dà compimento ad ogni proprio desiderio, accogliendo il desiderio dell'altro. Grazie. Io direi che al di là dei pregevoli contenuti che si sono stati offerti, c'è stata offerta una lezione di metodo, cioè come ciascuno dei due sacramenti, l'ordine e il matrimonio, si deve avvicinare all'altro in punta di piedi, col rispetto di quello che non si capisce, non si sa, non si può capire, col rispetto della complessità della realtà, col rispetto che i percorsi possono essere molti e diversi, con il rispetto che il proprio percorso è uno, con il rispetto che i termini a volte, al di là della loro prosopopea, se non li caliamo nella realtà non vogliono dire niente. Ecco, io direi, io ringrazio moltissimo Monsignor Agliotta per questa lezione di metodo. Ecco, cominciamo a intravedere il percorso che questo convegno ci sta conducendo a fare. Nella prima relazione abbiamo gustato la svolta significativa del Vaticano II, che pone nel legame il luogo della presenza di ciò che si manifesta il Signore. Nella seconda relazione abbiamo visto sempre nel sacramento il memoriale, l'attualizzazione e la profezia del legame d'amore secondo questa endiade amore e grazia. Adesso, ecco, questo viaggio che all'inizio avevamo visto come un'ampiezza di compiti testimoniali che ci portiamo a casa, adesso cominciamo a vederlo come un viaggio all'interno, come un viaggio in profondità. E il relatore ci ha condotto a trovare la distinzione tra dipendenza e autonomia nel legame d'amore, laddove la dipendenza, che è il luogo da cui proveniamo, perché tutti siamo stati figli e tutti abbiamo avuto bisogno, può diventare, se è trasposta nel legame d'amore in maniera non evoluta, può diventare addirittura predatoria, cioè può usare l'altro per me. Mentre questa bellezza del desiderio e della gratuità, ha detto il nostro relatore, ci porta all'autonomia, cioè ci porta non a vivere per se stessi, ma ci porta a vivere per l'altro, conservando l'alterità dell'altro, che è proprio il miracolo dell'amore. Di questo ringraziamo.